Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova video recensione. Allora, oggi siamo qui per provare le creme del marchio B Keto. Prima di iniziare dalle creme volevo provare lui, eccolo qui, che sarebbe un biscotto, un cookie keto, ricco di, ovviamente, grassi e proteine. Il gusto è cocco e mandorla, ovviamente è un prodotto keto, è un prodotto sugar free, è un prodotto gluten free e vegan. Gluten free, eccolo qui. Vi dico un attimo i valori, poi vi dice anche qui come tipo abbinare il prodotto. Allora, per 50 grammi ha 339 calorie, grassi 24,5, carboidrati 8,5, zuccheri 2,5, fibre 21,5 e proteine 6,5 grammi. Che odore di cocco! Si è rotto? No, vabbè, ci sono. No, guardate qui i pezzi di mandorle. Meraviglioso! Super morbido. Un po' gommosetto, però. Sente tantissimo tipo il cocco rapé, pure quella scaglie, buono. Ovviamente non ha la consistenza di un cookie normale, come normale che sia, però molto dolce. Sento, sentite, questo è tutto cocco. Cioè, proprio base, proprio cocco, con queste mandorle, ma proprio pezzettoni di mandorle. Allora, sinceramente, dire che forse è un po' troppo dolce, però è normale perché è la combinazione di cocco e mandorla. Però io sento tantissimo il cocco. Sinceramente, a mio avviso, è un prodotto super consigliato perché è veramente buono. Il cocco si sente tanto, la consistenza, cioè è normale che sia comunque così, però è veramente, veramente buono. Sinceramente, io mi sento di consigliarvelo. Ecco, forse non lo finirei tutto, però, perché dopo un po' diventa pesante. Però questo, secondo me, è fenomenale. È quello sfizietto che vi fa continuare la dieta chetogenica, perché si sa che quella dieta non è semplice farla. Quindi, secondo me, è un prodotto che se state comunque in chetogenica, acquistatelo perché vi salverà. E Giulia, potevi aprirti i primi prodotti? Ecco qua. Ovviamente in questi prodotti c'è l'olio MTC, penso che si dica così, non so se si legge in un modo oppure si pronuncia proprio così, comunque all'interno c'è questo olio. Allora, questa qui è la crema di nocciole. Allora, vi dico un attimo i valori nutrizionali, che sono ovviamente fantastici. Cioè, secondo me questi prodotti sono un po' una illuminazione, perché comunque in questo momento sta seguendo questa dieta, quindi ci sta tantissimo e sono felice che AS Food abbia portato comunque altri prodotti inerenti comunque alla chetogenica. Allora, ovviamente sì, trovate questi prodotti su AS Food e come sempre avete il mio codice sconto per Giulia 010. La sette da 250 grammi e per 100 grammi ha 205 calorie, grassi 43,6, carboidrati 8,9, quindi zero proprio, cioè considerate che non mi andate mai a mangiare 100 grammi. E fibre 25,5 grammi e proteine 8,2, cioè considerate che di carboidrati per 25 grammi ha 2 grammi di carboidrati. Top! Oddio, non me l'aspettavo che fosse già così, ve lo giuro! Giulia, secondo me non ti piacerà, conoscendo i tuoi gusti,
Aspettate. Ah, ok. Nel trasporto. Proprio a me in generale, sapete che le creme granulose, ma proprio gli alimenti in generale io non riesco proprio a mangiarli, però passerò su questa consistenza anche perché è un prodotto super particolare, non stiamo parlando di un prodotto comunissimo che trovate comunque in commercio, quindi assolutamente c'è. Però voglio prima di mescolarla per bene. Allora, vedete, questa è la consistenza. Ho paurissima. Parliamo non del prodotto che vabbè sicuramente sta a 1000 punti avanti e forse sarò molto ripetitiva in questo video. Allora, per il mio gusto personale non mi fanno impazzire, almeno il primo gusto non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire ovviamente la consistenza, ma sicuramente solo così doveva essere e può essere. Quindi io alzo le mani perché questa è una cosa mia, cioè sono io che non amo i prodotti granulosi, ma anche con il cibo in generale, non solo con le creme, sono proprio io che non riesco, ecco. Andiamo al gusto. Al gusto si sente la nocciola. Però sento anche qualcos'altro oltre alla nocciola. Sento un retrogusto oltre di nocciola, non riesco a capire il retrogusto che mi lascia. Non lo so, veramente mi trovo molto in difficoltà. Voglio bere, voglio andare avanti e voglio farmi un'idea anche sull'altra crema. Quest'altra meravigliosa crema che anche qui Giulia ovviamente ti sei dimenticata. Ecco qua. Allora, quest'altra qui è mandorla e vaniglia. Eccola qui. Allora, siamo lì. Non ve le dico per 100 grammi, ve le dico direttamente per 25 grammi a 122 calorie. 10 grammi, 10,2 grammi di grassi, carboidrati 1,9. Di cui zuccheri 1,5, fibre 7,9 e proteine 1,8. Ecco, l'odore mi piace molto 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 di più rispetto all'altro. Ah, questa è bella solida proprio, quindi non riuscirò a miscelarla. Vabbè. Ecco, molto dolce, mamma mia, la mandorla. Ecco, sì, perciò sono andata un po' in difficoltà e non mi sono soffermata tantissimo. Questa mi piace molto, molto, molto di più. Diciamo che questa, essendo che c'è la mandorla, si avvicina un poco, diciamo, perché quel biscotto proprio per il cocco è meraviglioso, si avvicina un po' a questa crema. Ecco, adesso riesco, vedete già, diciamo, mi sono migliorata, mi è ritornato il sorriso. No, perché sono andata un po', ho detto, oh mio Dio, no, anche perché ve l'ho detto, questo video è più per mostrarvi i prodotti, è più per dire, ok, sto facendo una dieta chetogenica, c'è qualcosa anche per te che puoi acquistare. Ecco, ad occhi chiusi io vi direi, amate la mandorla? Vi piace? Non si sente molto la vaniglia, forse è giusto quella dolcezza, però la mandorla prevale tantissimo e ve lo dice una persona che non dico che io odio, ma non mi piacciono proprio le creme proteiche.
per quanto riguarda l'altro ramo, le creme proteiche al gusto mandorla. Ma questa è veramente buona, 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 anche perché si sente la mandorla, ma non è quel retrogusto troppo forte perché poi subentra comunque la vaniglia. Ecco, già tra queste due, da questi tre prodotti che ho acquistato oggi, vi dico, acquistate il biscotto per i vostri cookie, per i vostri snack e acquistate questa crema perché rispetto all'altra, o forse perché questa non è granuli e l'altra sì, e sapete che io non li amo, però questa qui, gusto mandorla e vaniglia, è molto molto buona. Ovviamente se non amate la mandorla, non amate la vaniglia, lo vi dico che okay, provate nocciola perché forse vi può piacere. Però tra tutti, cioè tra tutte e due, vince mandorla e vaniglia. Eccola qui. Sono veramente, infatti io avrò anche le barrette di cioccolato che poi proveremo in un altro video. Sono molto felice di questo marchio e ci voleva, anche perché spesso mi contattate, Giulia, sto facendo una dieta chetogenica, ma non so che prodotti acquistare, vorrei prendere qualcosina di particolare, quindi adesso c'è qualcosina anche per voi. E quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!